Fabrizio Forconi, MMAmania.it, siamo all'evento Slam FC6 a Firenze col protagonista e vincitore del secondo match pro, Michael Bianconi. Allora Michael, è stato un match prevalentemente giocato sullo striking, da quanto tempo ti allenavi per questo incontro? Ma ora ultimamente era già 3 mesi che mi allenavo, perché a questo punto il mio allenatore mi ha detto che lui era un bravissimo lottatore, il mio avversario, nonché la cintura blu, sicché tanto di rispetto, che è molto forte. Siamo allenati insieme al mio allenatore di Brasile Jiu Jitsu, Alberto Tesi, Pietro Falco per l'MMA completo, Francesco Gori per la kick e Yuri Stellato per il pugilato, che mi hanno aiutato ad arrivare a questa vittoria. Adesso il tuo record da professionista quant'è? 2 vittorie e 1 sconfitta. Perfetto, tu hai vinto il corso del secondo round. Appena interrotto l'arbitro, il tuo avversario Maniaci sembrava avere qualcosa da ridire. Secondo te invece lo stop è venuto in maniera troppo... Secondo me anch'io ho preso un mezzo KO poco prima, 10 secondi dell'inizio, perché colpo di incrocio, lui l'aveva preso proprio bello nel piede e poi è andato giù, ha perso sensi, ha perso altri 2 colpi in una frazione di poco, che secondo me, come se fosse successo a me, avrebbe fatto meglio, perché sono colpi che fanno male, quelli da MMA, sono piccoli quanto. I 2 prossimi appuntamenti per l'MMA, già sai qualcosa? Sì, dovrei andare a combattere a Roma per riprendere il posto nazionale, la Fight One, con mio avversario già battuto, sicché c'è la rivincita, la bella, che se vinco vado a nazionale. Vuoi ringraziare qualcuno? Il tuo team ti ha aiutato a costruire questo match? È andato prima, la mia famiglia, i miei ragazzi, i miei amici sono venuti a vedere che mi hanno aiutato in tutto questo. Perfetto. Io ti ringrazio e speriamo di rincontrarci presto, complimenti. Grazie.